Arturo Merlo, tecnico dell'Aquis, siete reduci da un pareggio contro la Pro Villa Franca, un pareggio che non vi può completamente soddisfare. No, 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 assolutamente, nel senso che comunque sapevamo di loro che sono una squadra che sta bene, perché è una squadra che dal 6 ottobre che non perde, ha perso le prime quattro, una vittoria con l'Accademia e poi da lì hanno cominciato una scalata fenomenale, perché comunque sono una ripescata dalla promozione, quindi tanti complimenti a loro, giocano bene. Sono una squadra insidiosa, sono una squadra che sta bene di testa e quindi lo sapevamo. È naturale che siamo partiti con un gol che non dovevamo prendere perché comunque l'avevamo preparata bene, soprattutto su un giocatore dovevamo intervenire prima che arrivasse ai limiti dell'area in velocità e purtroppo poi vabbè, il gol c'è stata la deviazione di Edoardo Cirio, perché comunque di là si è visto benissimo, la palla andava fuori e la deviazione invece l'ha messa in dentro e poi però di lì c'è stata una solita reazione della squadra nella difficoltà, comunque è stato fatto un buon primo tempo, un ottimo secondo. L'espulsione di Cirio c'ha ancora di più e secondo me lì è una penalizzazione troppo alta l'espulsione. Secondo me si è dimenticato del primo cartellino, ha fatto un primo tempo dove per me in questo momento che stanno finendo i campionati troppe ammonizioni, anche perché la partita non era cattiva e rimanendo in 10 la squadra ha tirato fuori il meglio. E Ed si poteva anche è vincere. la quarta, quinta volta che recuperiamo essendo uno in meno e questo non è un bel pensiero per me, nonostante tutto è un pensiero che mi porta a pensare cose che dovremmo avere anche quando siamo 11 contro 11. E di lì la squadra ha fatto bene, abbiamo avuto un bel po' di palle gol, sono poi rimasti in 10 anche loro per una doppia ammonizione, per un fallo nell'area piccola laggiù su Sciutto. E poi c'è stato il rigore e poi abbiamo avuto ancora le due palle con Mattia, una di testa e una di piede, che potevamo vincerla. Loro hanno avuto ancora un'occasione dove è stato bravo Ivaldi e dove è stato bravo Sciutto comunque a sporcare il colpo di testa del loro attaccante. E un pareggio che comunque ci tiene dentro i playoff, sappiamo che è dura raggiungerli.